bambino felice, quel bambino ero io, su quell'auto a pedali, quel bambino sono io, sì, sono io. What a complication, that's a complication. Chi è Marco Zappa? Ci descrivi chi è Marco Zappa? Io non so cosa hai scoperto tu nelle cose che hai trovato. Secondo te chi è Marco Zappa? Ma tu sei veramente un artista musicalmente a 360 gradi. Sì, anche perché è più di 50 anni che faccio musica. Il mio primo singolo è uscito nel 67 e mi sono interessato un po' praticamente a tutto quello che mi interessava musicalmente. All'inizio dal blues, al rock, dalla musica beat negli anni 60, chiaramente partendo da Beatles e da Celentano, che io cantavo e canto tuttora ancora per piacere. E poi man mano, praticamente ogni due anni, ho lavorato su un nuovo album, su un nuovo così, contenuto da spettacolo che portavamo in tournée, nei teatri, in Svizzera, ma anche all'estero, sono stato veramente un po' dappertutto. Anche grazie forse al fatto che io suono molti strumenti che mi servono per arrangiare i miei brani, però parlo quasi sempre un po' di quello che vivo io nel mio paese, che è il sud della Svizzera, e se riguardo un po' tutta la mia discografia ritrovo un po' tutto quello che è capitato negli ultimi 50 anni, non solo qui, perché la musica e i testi di un cantautore impegnato, diciamo un autore, dovrebbero sempre riflettere un po' il momento e il luogo in cui li è scritti. Quindi rileggendo, anche guardando un po', non so se hai visto, io ho prodotto questo libro due anni fa, è uscita un'antologia con i brani miei dal 1965 fino al 2000, e sono 440 pagine di testi commentati con fotografie, con una cosa interessante che per ogni testo c'è un numero qua, e il lettore, dopo aver letto un po' le mie presentazioni, dopo aver letto il testo, può andare sulla mia homepage e riascoltarsi praticamente tutta la mia discografia. Questo è molto interessante. Tu sei uno che suona tanti strumenti. In realtà siete pochi artisti che fanno questa cosa. Io, ad esempio, citandone uno, mi viene in mente Lenny Kravitz, che sì, alla fine si produce quasi tutta la musica da solo. Poi dopo dal vivo chiaramente agli strumentisti, cioè, però in realtà si suona, e come detto, il famoso detto, se la suona e se la canta. Ma io penso che sia importante, adesso, per esempio questo periodo di Covid, praticamente quest'anno io, grazie a questa possibilità, io ho lo studio in casa e ho tutti i miei strumenti in casa, e quindi sono praticamente 6 o 7 mesi che stiamo al lavoro per la creazione del nuovo CD che dovremo presentare il mese prossimo del Teatro di Bellinzona, e lì praticamente ho suonato tutti gli strumenti, perché li ho qui, dal Hammond con il Leslie, alle chitarre elettriche, ai bassi, ai contrabbassi, ai mandolini, ai buzzucchi, alle chitarre acustiche, ai flauti, al clarinetto, tutto quello che vuoi. Ed è un lavoro interessante che io avevo già iniziato 50 anni fa, pensa, con la tecnica di quegli anni, perché io lavoravo con in sala di registrazione con un Teac a 4 piste, e su queste 4 piste ci abbiamo messo una ventina di strumenti con dei bounce, passando da una pista all'altra, lavori veramente incredibili se pensiamo oggi. Oggi sfrutto un po' tutta la mia esperienza di questi anni per divertirmi a creare le mie canzoni, le mie musiche, e per studiare sempre gli strumenti adatti per vestire i testi che scrivo. Per esempio, se guardiamo questa nuova produzione che si intitola Cui Temp che tira, in dialetto nostro, ma penso che lo capite anche voi, con i tempi che tirano, tutti i brani, sono 12 brani, tutti legati a dei momenti precisi di questi ultimi 9-10 mesi. Per me è molto importante legare appunto le mie opere, le canzoni che scrivo, sempre a un momento preciso, perché ognuno di noi, ascoltando poi questa canzone, può pensare cosa provavo io in quel momento, in che situazione mi trovavo, e c'è sempre un bellissimo confronto tra il musicista, tra l'autore, il cantautore e il suo pubblico che lo ascolta nei concerti.
La domanda più semplice, che cos'è la musica per Zappa? Ma direi che la musica è la mia vita, e la mia vita è fatta di musica, è fatta di conoscenze, di amicizie, è fatta di amore. Io sono sposato, novello sposo da 5 anni, con Elena, con la quale lavoriamo intensamente assieme, e questo mi dà molta forza, mi dà molta, molta energia. E la musica per me è un mezzo per comunicare le mie sensazioni, è un mezzo per trovare, per avvicinarmi alla gente, al mio pubblico, per trasmettere delle sensazioni che un pittore trasmette con un quadro, un romanziere con un romanzo. Io cerco di sintetizzare queste sensazioni in canzoni di 3-4 minuti, vestendole, come ho detto, con degli arrangiamenti precisi e adatti al contenuto di una canzone. E anche la lingua che uso non è sempre solo l'italiano, ma è magari il dialetto nostro, è magari il greco, è magari l'albanese, o magari l'inglese, sempre riferendomi al contenuto della canzone. Quindi non è a priori che scelgo il dialetto o l'italiano, o come dicevo 50 anni fa, sceglievo l'inglese. Chiaramente l'inglese ancora oggi è la lingua che dovresti usare, tra virgolette, per farti sentire, così sperare che un numero maggiore di persone ti ascolti. Ma io dal 79 in avanti ho cominciato a scrivere nella mia lingua, e devo dire che chiaramente è vincente questo, perché la mia lingua è l'italiano, sono i miei dialetti, io sono la lingua che parliamo, e la gente vede che quello che diciamo è più autentico, perché io i primi due LP del 74 e del 76, mi pare 77, erano in inglese, era musica rock sinfonica dove suonavo dei sintetizzatori, a tutti questi strumenti dell'epoca, però era molto difficile poi trovare l'ambiente giusto in cui presentare questa musica, perché per la musica rock chiaramente devi avere un palco, un festival, un luogo dove puoi suonare anche a volumi giusti per presentare. Invece io ho trovato un giro di concerti nei piccoli teatri. La Svizzera in quegli anni aveva una rete di piccoli teatri di 200-300 persone, anche meno, e quindi ho adattato anche i miei arrangiamenti, la strumentazione, al luogo in cui mi esibivo. Ed è stato vincente questo, perché io amo suonare con la chitarra acustica i miei brani, con strumenti veri che danno un suono che dai tu. Perché ho suonato molto anche con strumenti elettronici, con il MIDI, con il sistema MIDI, eccetera, però spesso sono dei suoni che poi tutti utilizzano e che non riescono più a creare un po' la tua personalità, a trasmettere le tue sensazioni. Quando suoni, chiaramente tu emetti emozioni, dai emozioni, E prendo emozioni, e le prendo e anche, e le vendi le prendo. emozioni, ma vedere le persone sotto che comunque vada cambiano atteggiamento, cioè cambiano il volto e si emozionano, che sensazione ti dà quella cosa? Ma hai toccato il punto più importante, diciamo. Ecco perché mi piace fare dei concerti anche in luoghi piccoli dove il pubblico è vicino, dove io vedo la reazione, gli occhi, come dici tu, il viso, il modo con cui reagiscono alle proposte, alle sensazioni che io trasmetto. Ed è sempre un dare e avere, perché ecco, adesso per esempio col lockdown il problema è che possono venire poche persone ai concerti. Adesso in Svizzera c'è una nuova legge per questi mesi in cui a un concerto possono venire al massimo 50 persone. Se le 50 persone sono non vicine tra di loro, però le vedi, hai un contatto con loro, va benissimo. Io non ho bisogno di 4-5 mila persone. 4-5 mila persone ti perdi. Con 50 persone o 20 persone, 30 persone davanti a te che ascoltano e non sono aggredite dalla sonorità, ma sono interessate, perché una cosa che ho imparato, diciamo, con gli anni è che non devi aggredire con i volumi in pubblico, perché questo è troppo facile. Lo facevo magari ai tempi, l'ho fatto molto e ho imparato molto, perché quando vuoi dire qualcosa non devi imporre quello che vuoi, ma devi fare in modo che la gente abbia bisogno di quello che dici, cioè che reagisca e che riesca a gustare, a capire quello che dici. Quindi la strumentazione acustica per me è estremamente importante. Hai girato tanti paesi, hai suonato in tanti posti, ma il posto che chiaramente non ti aspettavi che
ti avrebbero accolto in quel modo, però ti hanno dato più emozioni rispetto a un posto che sicuramente ti avresti aspettato, ma non ti ha dato quelle sensazioni, quelle emozioni diverse. Sì, giustissimo. Devo dire che il concerto che ricordo con meno piacere è stato un concerto nel mio paese di origine, dove è stato veramente, dove non c'era l'attenzione, c'era il famoso, anche la sala non era adatta, eccetera. Non ho un bruttissimo ricordo, mentre ho dei ricordi bellissimi. Per esempio, l'anno scorso sono stati in Algeria. E ecco, una cosa posso dire, tutti i concerti che facciamo all'estero, in questi paesi, dall'India al Perù, io cerco sempre di trovare dei musicisti locali che suonano degli strumenti tipici della nazione e cerco di suonare con loro. La mia musica la invito un musicista di quel paese e nascono delle cose incredibili. Per esempio, appunto in Algeria ho suonato con un musicista che suonava un liuto algerino. Ed è subito nato un feeling. Per esempio in India ho suonato con dei suonatori di tabla, di sitar, in Perù ho suonato con un percussionista peruviano. È stato bellissimo perché sempre la mia musica però rivive con un contatto con un'altra cultura, con un altro musicista che poi io assimilo e cerco poi di integrare e di utilizzare nei brani che compongo. La stessa cosa con gli strumenti. Io praticamente da quasi tutti i paesi ho sempre portato a casa degli strumenti, per esempio dall'Albania ho portato il cittadino, il clarinetto albanese, i liuti albanesi, dall'India ho portato il sitar che conoscevo già dai tempi dei Beatles e che non amavo ai tempi perché lo ritenevo uno strumento strano con troppe corde. Poi quando ho trovato un maestro in India che mi ha mostrato come si suona, ecco, ho cercato di studiarlo. Io non sono mai un virtuoso di questi strumenti, perché ne sono tanti, però li suono cercando di suonarli alla mia maniera, cercando di esprimere queste mie sensazioni e poi di trovare quello che io suono sul sitar o sul liuto o su un bouzouki greco, dico che lo riporto sulla chitarra e lì nascono cose nuove. È bellissimo anche in sala di registrazione. Creare, ecco, forse una cosa da dire è che lo studio di registrazione è uno strumento, come può essere la chitarra, come può essere il flauto o clarinetto, perché è nello studio che tu riesci a creare delle melodie, delle armonie, magari fai un passaggio sul clarinetto o sull'organo Hammond e questo lo trovi è stupendo, lo adatti alla chitarra e diventa qualcosa di nuovo, di diverso, che solo sulla chitarra magari non avresti potuto creare. Hai sicuramente collaborato o hai suonato con tanti artisti, ma quello che ti è rimasto più impresso, inteso che comunque vada, quel momento è stato diverso e particolare rispetto a qualcun altro? Cioè. Non potrei dire uno o l'altro, io di tutti ho proprio dei ricordi bellissimi, estremamente particolari. Chiaramente dovrei, se devo parlare di due musicisti con cui suono molto volentieri, teniamo purtroppo pochi concerti perché loro sono impegnati con i loro concerti, con le loro tournée, sono i miei due figli, perché mio figlio Mattia è un violoncellista strepitoso, mia figlia violinista è una violinista stupenda. E appunto questo lavoro che stiamo realizzando in questi mesi lo presenteremo, lo dovremmo presentare all'inizio di dicembre al Teatro di Bellinzona con loro due. E quindi i brani nuovi che tu puoi trovare, magari li hai visti già su YouTube, sono i 12 brani nuovi del disco Coi tempi che tira. Sul video io suono l'Hammond, suono la batteria, suono gli strumenti forse rock tradizionali, però ho scritto anche in un lungo lavoro una riduzione, una trascrizione per violoncello, violino, contrabbasso, chitarre, voci e percussioni. E questo è quello che suoneremo al teatro e quindi sarà un riproporre la stessa mia musica, però con altre sonorità, con delle sonorità che potrebbero sembrare classiche, ma come suonano loro? C'è del classico chiaramente come sonorità, ma c'è del rock, c'è dello swing, c'è del rap, c'è del blues, perché loro improvvisano molto sugli strumenti, quindi sarà un concerto molto molto particolare. Ma da quando è iniziato ad oggi, ti sei reso conto che comunque il genere di ascoltare la musica dei giovani è comunque cambiata, ma nel campo tuo,
Cioè, nella situazione che stai vivendo fino ad oggi, lasciando perdere il clausura, che in Italia non si fanno concerti, proprio sono chiusi, ma com'è cambiata l'immagine che si dà a questo mezzo di comunicazione, ma soprattutto a questo mezzo di cultura? Bellissima domanda, qui potrei parlare 10 ore, perché se ricordo quando ero io ragazzo, io quando avevo 10, 11, 12, 13 anni, ero interessatissimo a ogni musicista che suonava uno strumento. Io mi fermavo dopo scuola, mi ricordo, a sentire le orchestre che trovavamo anche qui da noi, orchestre professioniste, e stavo affascinato da come suonavano e da cosa suonavano. Cioè il musicista per me era un personaggio da seguire con la massima attenzione, con il massimo rispetto. Io trovo che oggi, forse è dovuto alla quantità enorme di musica che uno può scaricare, che uno può trovare su internet dove vuoi, non c'è più questo rispetto per il musicista che sta sul palco. Forse si ha bisogno solo di sentire le grandi star internazionali, ma il musicista che è sul palco e ti sta proponendo qualcosa, ecco, spesso oggi manca il rispetto e il piacere di ascoltare la musica dal vivo. È cambiato. Manca, ma oltre che nella situazione attuale, manca la situazione che live sono quasi prende, la cultura non è considerata Un bene, ecco, non è considerato un bene essenziale. Lo si vede sì. adesso, capisci? E qui è una bella dimostrazione perché chiaramente con la cultura non fai soldi, con la cultura dovresti investire dei soldi. In questo momento, se pensi che sono 7 mesi che io praticamente lavoro solo in studio, nei concerti dal vivo pochissimi, e se ne sono caduti, veramente caduto torture, caduto. Ma questo è un caso particolare. Io direi in generale, secondo me troppi musicisti, anche giovani musicisti oggi, accettano o devono accettare di suonare anche dove la gente è lì con la birra, che fa casino, che non si interessa chi suona sul palco. E questo è peccato, perché bisognerebbe distinguere le due cose. Un concerto, se vuoi proporre qualcosa, necessita di un pubblico attento, un pubblico che recepisce, che vuole entrare in sintonia con il musicista. Questo oggi l'ho visto raramente, non nei concerti, ma anche nella musica che si fa nei bar, nei locali, così. E questo è peccato. Se no, ma discutendo con un altro cantante gli dissi, torneremo finalmente, speriamo di tornare a cantare e urlare le vostre canzoni sotto il palco, perché il concerto onestamente è bello se è vissuto, cioè anche sotto il palco che noi cantiamo in modo, vabbè, cantiamo, stoniamo le canzoni, storpiamo le canzoni perché cercando di imitare quello che sta sopra il palco, però almeno è il bello del divertimento. Però un altro artista mi ha detto, quando io dico che faccio il musicista, la gente mi risponde, sì, vabbè, ma che lavoro fai? Punto. Sì, così, sì, questo è una barzelletta che si racconta e che è tipico, perché il musicista, adesso chiaramente ogni paese ha un po' la situazione sua. In Svizzera c'è una situazione dove forse fino a qualche anno fa si stava meglio come musicista perché c'erano questi teatri, ma oggi anche qui moltissimi musicisti sono obbligati a tornare a suonare nei locali, bar, queste cose, perché altrimenti non trovano altri spazi. So che in Italia la situazione è molto peggiore. Io conosco moltissimi musicisti, per non parlare poi per esempio dall'Albania. Io, mia moglie è albanese, suono spessissimo, o suonavo spessissimo in Albania. Lì c'era ancora una situazione come avevamo da noi forse negli anni 70, dove c'era ancora l'attenzione e una collaborazione tra i vari musicisti. Oggi anche lì sta cambiando molto. È un giro. Se pensi che negli anni 60 i primi concerti, si chiamano oggi concerti, ma in fondo noi suonavamo davanti a una sala piena di gente che ballava. Si ballavano le canzoni dei Beatles, si ballavano le canzoni dei Rolling Stones, e poi pian piano negli anni 70 abbiamo cominciato veramente a fare i concerti con la C maiuscola, dove la gente era seduta in un teatro e ascoltava. Oggi sono fatti passi ancora indietro, perché la gente nemmeno più balla, ma nemmeno ascolta, e lì solo per la birra o solo per far casino. Questo è peccato suonare in quegli ambienti lì. Quindi io piuttosto suono meno, ma cerco di suonare sempre in locali, in teatri, dove c'è veramente la possibilità di uno scambio tra te e il pubblico. Per me è basilare questo. Ormai è così, ma
I giovani poi, comunque vada, cercano il successo a tutti i costi e poi dopo ci ritroviamo che praticamente abbiamo soltanto un genere di musica che i giovani riescono a comprendere. Anche perché sono spariti anche CD e i vinili, di conseguenza anche se in auge mo sta ritornando un pochettino il vinile, dispiace perché ormai la musica è sentita soltanto con il telefonino, mai si passa solo su quel genere. Però devi pensare, guarda, io in 60 anni di musica ho visto, per esempio, in studio di registrazione passare dal nastro che si tagliava ancora con le forbici, che si incollava, i montaggi li facevi col nastro. O qui, per esempio, se guardi ancora negli studio, ho qui una vecchia Studer, questa, non so se la vedi. Ecco, Sì. questa. Poi chiaramente oggi da molti anni lavoro col computer, con i programmi digitali, però. Se pensi poi a livello di produzione, le cassette prima, poi c'erano le cassette più grosse, le Super 8, poi c'erano i piccoli dischetti Mini digitali. Poi il disc, mini passaggio, c'è sì, mini il dischi, DAD, il c'è passaggio, sì, dal. DAB c'è stato, poi c'è stato, cioè, abbiamo passato tanti generi perché, anche se non sembra, sono di una certa età io. Ecco, però vedi Sono che. nato nel 69, quindi negli anni 70 avevo 5-6 anni, comunque queste cose me le ricordo. E se tu pensi che oggi ti dici sì, sta per uscire un mio nuovo CD, ma il CD non l'hai più, né nei computer, non hai più il lettore CD a casa. Io il penultimo lavoro l'ho fatto sia su CD e su un doppio LP, cioè il vinile, l'ho qui, però chiaramente sono produzioni di nicchia, no? Lo devo comprare allora. Il vinile, sì, te lo mostro. Sono un Però patito per vinile. ecco, però vedi, per esempio le mie ultime due produzioni sono finite su libri. Come ti ho detto prima, in questo libro ci sono dei numeri, vai a sentire la discografia mia, tutti i pezzi, come sono arrangiati sui dischi. Il prossimo lavoro, il prossimo album apparirà il CD semplicemente come un allegato a un libro in cui ci sono tutti i testi, i commenti, abbiamo fatto tutti gli spartiti. Se vuoi vi faccio vedere, ecco, parlavo prima. Questi sono tutti gli spartiti per tutti gli strumenti, vedi, per voce, violoncello, violino, flauto, clarinetto, contrabbasso. E nel libro ci saranno tutti gli spartiti, ci saranno molte fotografie, ci saranno dei disegni umoristici di un cartoonist svizzero che ha fatto per ogni brano una sua interpretazione artistica, disegno. Poi e ci sarà il CD allegato alla fine e poi c'è la possibilità anche di acquistare il DVD con tutti i video che accompagnano poi questi brani. Quindi non è più il CD, non ha più senso dire io produco un CD, ma devi produrre qualcosa che abbia un altro spessore. Poi il CD è abbinato e uno si compra il libro col CD annesso. Potrei metterci una penna, puoi metterci una tessera con le musiche digitali, però. Uno se vuole poi ascoltare la musica, un CD player lo trova. Eh sì, abbiamo parlato dell'ultimo lavoro, l'obiettivo era quello di cercare di capire come nascevano le canzoni, ma in realtà tu mi hai risposto all'inizio dell'intervista come nascevano le tue canzoni e come nasce quest'ultimo lavoro. Praticamente hai raccontato in realtà in anticipo come si sarebbe svolto questo nuovo lavoro, ma effettivamente anche il libro abbiamo parlato perché chiaramente. Dicevo che sei un artista a 360 gradi, di conseguenza copri un pochettino tutto. E a questo punto io ti pongo la domanda al contrario, facendoti una domanda tu, cosa ti chiederesti di fronte a chi ti sta ascoltando? Ma cose che mi chiedono, forse direi, l'altro giorno mi ha chiesto, mi ha fatto un'intervista per la televisione qua, parlando del mio primo gruppo degli anni 60, e mi ha chiesto qual è la differenza fra il Marco Zappa del 1967 e il Marco Zappa del 2000 o 2001. Io mi ricordo che ho risposto abbastanza deciso, direi. Non ci sono grandi differenze, le uniche differenze sono forse fisiche, nel fatto che ho i capelli un po' più grigi, ho la pelle un po' più, no, un po' più, non sono più così fresco come persona magari, ma lo spirito è esattamente uguale. Io non potrei continuare a fare musica oggi se non avessi ancora lo spirito che avevo a 17 anni, il piacere
di suonare uno strumento, veramente il grande piacere che un musicista ha nell'imbracciare la chitarra o prendere e andare a Lemmon e presentare quello che vuoi presentare davanti a un pubblico. Quindi io direi che quando una persona, un giovane, trova in uno strumento nella possibilità di creare musica, da suonare un lavoro serio, chiaramente trova un piacere per tutta la vita. Io tutta la vita che lavoro in questo campo, con il mio studio di registrazione, organizzo con mia moglie le tournée, praticamente abbiamo in mano un po' tutto. È quello che fa Celentano, se pensi. Celentano già negli anni 60 ha creato la sua etichetta discografica, la Clan. E perché l'ha fatto? Perché ha capito che si rendeva indipendente e acquistava una dose maggiore di libertà, di autonomia. Perché i primi due LP li ho registrati, prodotti con la casa discografica EMI, la voce del padrone, che è la casa discografica dei Beatles. Ho fatto due LP con loro, però dovevo fare quello che decidevano loro. Secondo loro avrei dovuto continuare a scrivere in inglese, continuare con la musica rock che stavo suonando in quegli anni. La mia decisione è stata quella invece di cercare la mia lingua, di trovare, in un momento in cui c'erano i Ten Years After, c'erano le Zeppelin, c'erano gruppi veramente rock, i Deep Purple, e io ho scelto di creare un trio con un violoncello, un flauto traverso e una chitarra acustica e la mia voce. Non perché non sapevamo fare rock, il rock l'abbiamo fatto prima, però era una scelta controcorrente proprio per cercare di creare qualcosa di tuo. E questo direi a tutti i giovani oggi, invece di cercare di solo di imitare gli altri, giustissimo all'inizio. Bisogna imitare, bisogna imparare, bisogna fare quello che fanno gli altri, però dopo devi cercare di renderti personale, di trovare una tua personalità. Torniamo a parlare di Celentano. Celentano, se andasse a uno dei concorsi Canori, verrebbe eliminato, perché è particolare, perché non rientra in quello che si vuole che sia un cantante. Ed è questa la cosa bella, cioè l'errore in musica o nell'arte in generale, la mancanza di precisione, non devi fraintendermi, non la mancanza di professionalità, la mancanza della matematica nella musica. Una batteria elettronica fa tu, 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 e va come un orologio. Una volta c'era il human error da inserire per farle fare anche lì in qualche errore. Cioè, ecco, Celentano è un personaggio, come sono personaggi altri cantanti o cantautori o attori. O oggi devi avere una caratteristica tua e non essere quello che vogliono le case discografiche per entrare in un giro di vendita, perché poi non sei più tu, sei uno come tanti altri, e quindi non riesci a durare. Ecco, Celentano dura da 60 anni. Non è che tutto quello che ha fatto Celentano sia della stessa qualità, però c'è sempre quel filo di personalità che lo distingue da molti altri. Ha sicuramente quel momento di genialità che gli permette questo. Ma tu hai fatto nomi Led Zeppelin, Deep Purple, e mentre oggi parliamo di Fedez, di tutti i ragazzi che comunque vengono dai talent, sì, e che sono assunti per fare 4-5 dischi, 3 dischi, e poi vengono abbandonati a loro se stessi, come dentro un supermercato che si fa girare, gli si fa vedere tutta roba bella, però a un certo punto gli si lascia senza soldi e dire adesso campate come sapete fare. Sì, hai ragione, cioè i talent io li guardo e mi piacciono, perché c'è veramente, oggi c'è una qualità che una volta non te la sognavi, eh. Oggi cantano tutti a un livello veramente, e suonano oggi pieno di strumentisti anche giovani, bravissimi. Però come dicevo prima, è la personalità che devi coltivare, no? E questi talent sono praticamente, i talent, dobbiamo vederlo oggettivamente cosa sono. Sono una nuova possibilità che le case discografiche hanno per avere ufficialmente la possibilità di lanciare in più serate i loro musicisti, affinché la gente li conosca. Una volta la casa discografica questo lavoro lo doveva fare lei, doveva cercare lei i contatti con le televisioni. Oggi i talent hanno quei 6 o 7 o 10 personaggi che partecipano, hanno la possibilità di esibirsi sempre in televisione con una pubblicità enorme, con una grande visibilità a tutti. Quindi la casa discografica, finché riesce a tra virgolette sfruttarli, riesce ancora a fare il suo lavoro. E come dici tu, chiaramente dopo 3 o 4 lavori magari li lasciano andare, anche perché poi
un cantante, un cantautore, un autore intelligente, dopo tre o quattro lavori fatti su comanda, tra virgolette, alla fine vuole fare qualcosa di suo, no? E in questo momento, quando vuoi fare qualcosa di tuo, ti danno una pedata nel sedere e ti dicono vai, e allora gli è difficile. Ecco, tornando al discorso di prima, perché per me è molto importante l'autonomia. Io ho uno studio, ho la casa di produzione, ho i contatti con le case distributrici, con le case editrici per il libro, eccetera, eccetera. Quindi sono autonomo, nessuno deve venire a dirmi adesso non mi interessi più, ti lascio. Bene, nessun problema, sono autonomo e organizzo le mie tournée. Chiaramente è difficile, perché quando le organizzi tu le tournée, quando registri tu, chiaramente hai il limite della mancanza di questi contatti più grossi a livello delle major e così. Ma non mi interessa, perché il mio lavoro è cercare un pubblico tuo, interessato e competente, vorrei dire, che ti segue e ti capisce. Quindi questo è un lavoro eccezionalmente bello, molto libero. Bene, allora, noi finiamo qui la chiacchierata. È stato Lunga, veramente, lunga chiacchierata. è una lunga chiacchierata, perché poi dopo le domande nascono spontanee, vengono poi di seguito in base ai racconti di chi ci parla, perché le domande studiate a tavolino noi ci proviamo a farle tutte le volte, ci mettiamo lì al tavolino, studiamo le domande perché vediamo, leggiamo le schede, ascoltiamo, ma poi dopo spesso e volentieri quel foglietto ce lo dimentichiamo da qualche parte e lo Ma perdiamo. io chiedo a te, quello che abbiamo detto soddisfa le tue Se domande, quello che veramente ti sei stato, faccio. veramente hai saputo darmi l'espressione perfetta della musica e Sono soprattutto la felice. tua emozione che dai e che ricevi da chi ti ascolta. E questa è la bella, la musica è un'emozione, quindi può Giusto. essere triste, può essere allegra, può far piangere ma ridere. Nello Esatto. stesso momento. Quello che faceva Chaplin, se pensi, Chaplin è stato un genio perché riusciva a farti ridere su cose su cui dovevi pensare, perché se tu devi solo pensare su cose tristi non ci pensi. Se tu riesci a ridere, a divertirti, a essere compartecipe a qualcosa, ti restano e quindi ci pensi. Io vorrei ricordarti che magari voi siete una televisione. Sì. Ecco, quindi tu potresti scaricare o prendere dei brani da YouTube, i nuovi brani, legati alle date in cui sono stati scritti e avresti de degli esempi concreti da inserire nella trasmissione, da mostrare. Sul mio indirizzo che è Marco Zappa, allora, Marco Zappa Music, M di Marco, la Z di Zappa e M di Music maiuscoli, però tutti attaccati assieme, 2020, e lì trovi tutti i vecchi brani, ma anche i nuovi, che sono 12 brani nuovi che potresti far passare. Perfetto. Allora, ci fai un saluto per tutti gli ascoltatori? Un simpatico saluto a voi. Voi siete, sono andato a vedere sulla cartina esattamente in quale paese? Ascoli Piceno. Ascoli Piceno. Io sono passato tornando dall'Albania alcuni mesi fa, ero più sulla costa del mare, ma mi sarei fermato e mi fermerò la prossima volta che passiamo. Vieni che è la Un po' città delle lunga, 100 torri. bisogna salire, no? Beh, non è È proprio. dentro le valli, certo, Sì, bisogna entrare. però molto volentieri, se ci teniamo in contatto, la prossima volta che passo veniamo lì. E se riuscite a organizzare una serata lì, molto volentieri, perché io giro sempre con tutta l'amplificazione nel furgone, nell'auto, e quindi anche piccole cose, ma sarebbe bello se organizzate Sarebbe qualcosa di bello piccolo. se. Ci teniamo in contatto. Sì. Un caro saluto a tutti voi e auguri per uscire sani e più felici e più consapevoli da questa crisi che ormai ci porta da almeno da parecchi mesi e ci tiene in casa, ma ci saranno motivi e momenti molto più tranquilli e più divertenti, più belli. One,